Vogliamo realizzare un piano antincendio boschivo che sia migliore di quello dello scorso anno. Così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, a margine di un incontro operativo che ha coinvolto enti ed associazioni agricole di volontariato, l'azienda Calabria Verde, la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e i consorzi di bonifica. Certamente i numeri dello scorso anno sono impressionanti, avere anche 250 incendi appiccati in una sola giornata, averne già quanto appiccate alle 9 di mattina significa un attacco concentrico. Quest'anno, poiché lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà a difenderci, dobbiamo muoverci per tempo e naturalmente il piano antincendio boschivo dovrà avere il contributo di tutti e dovrà avere la collaborazione di tutti. Noi speriamo che quest'anno la Calabria faccia molto meglio. Difenderlo è tra gli obiettivi principali di questa giunta regionale, anche per come indicato con forza dal presidente Roberto Chiuto. Ecco perché ci siamo mossi con anticipo, un piano che dovrà garantire la massima efficacia sia nella lotta attiva che nella prevenzione degli incendi, e che dovrà essere approvato prima dell'inizio della campagna antincendio, che di norma parte dal 21 giugno. Previsti anche interventi di ripristino e di rimboschimento. Tra l'altro, su proposta di una senatrice calabrese, che è la senatrice Caligiuri, ci saranno anche interventi di ripristino e di rimboschimento. Peraltro questo è un nostro obiettivo, noi siamo fra le regioni più boscate d'Italia, questo patrimonio è un patrimonio straordinario anche per la grande biodiversità del nostro territorio. E quindi noi vogliamo naturalmente reagire piantumando molte più piante di quelle che sono andate perdute con gli incendi, perché credo che questo debba essere un marcatore identitario della nostra regione. È una regione green, è una regione verde, è una regione sulla quale si è investito molto in questo settore. Non possiamo naturalmente soccombere, ma dobbiamo rilanciare l'impegno, e lo faremo anche con finanziamenti che metteremo in campo per procedere al rimboschimento sia di aree pubbliche che sono state in questo periodo violate dagli incendi, sia di nuove aree che eventualmente privati volessero piantumare, ma non toccate da incendi in questo caso. Grazie anche ad altri 50 milioni di euro si riuscirà a fare un piano antincendio più importante, con risorse che sono mancate negli anni passati. Così Salvatore Siviglia, dirigente politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo. Quindi noi per quest'anno riusciamo a fare un piano attuativo di forestazione con le risorse che sostanzialmente sono mancate nel 2021, quindi grazie a questo emendamento siamo riusciti ad avere un ripianamento finanziario significativo. Tutta la programmazione, diciamo, dell'attività e la riunione anche di oggi serve per fare il punto con i consorci di bonifica, con Calabria Verde, con i Vigili del Fuoco e con i Carabinieri Forestali, che sostanzialmente sono il braccio attivo nella lotta attiva dell'antincendio boschivo. È un anno favorevole, quindi diciamo alcuni aspetti critici che abbiamo riscontrato lo scorso anno cercheremo di porre nel piano antincendio affinché vengano accolte e recepite, in modo che si possa già da ora mettere in campo le attività opportune. Bene, fare bene e mettere in campo una serie di azioni che possano consentire di affrontare il problema con la massima tranquillità.